Ecco, adesso si è... Grazie. Allora, buonasera a tutti. Ciao. Mi chiamo Federica Caracciolo e sono una cittadina comune. Insieme ad altri cittadini abbiamo organizzato questo evento per farvi conoscere le ragioni del no alla riforma costituzionale in vista del referendum di ottobre e per farvi conoscere i motivi del referendum abrogativo della legge Calipum. Questa sera interverranno i due avvocati, Felice Bisostri e Giuseppe Palma, che ci è venuto in soccorso perché la partigiana Lidia Menapace e lo storico Aldo Giannulli non sono potuti esserci. Allora, Aldo ha la febbre e si scusa, mentre Lidia non è riuscita materialmente a spostare un intervento che aveva con un intero istituto scolastico di Ancona. Vi do delle informazioni di carattere generale. Si può firmare per portare avanti il referendum abrogativo della legge Calipum, quindi si devono mettere due firme, mentre si può mettere un'altra firma per andare contro le riforme costituzionali e anche se questo non è necessario, il comitato per il no ha deciso di raccogliere lo stesso le firme. Allora, poi io vorrei che la cooperativa La Viola aderisca al comitato per il no. E per questo lascerò un foglio che servirà ai soci per supportare questa mia iniziativa che probabilmente non verrà accolta dal CDA. E poi, mi sembra di aver detto tutto, alla fine potete fare delle domande. Allora, siccome questo evento è organizzato da Liberi Cittadini, vi chiedo se potete lasciare un'offerta per l'affitto della sala. So che ti spiace chiedervi dei soldi, però se potete aiutarci ci fareste un favore. Allora, poi Lidia Menapace ha lasciato un comunicato che vorrei leggervi, così da potervi far capire cosa vi avrebbe detto. Allora, care compagne e cari compagni, buonasera a tutte e tutti. Mi scuso di non poter essere presente di persona. Auguro il miglior successo all'iniziativa e spero che potrò essere a Milano un'altra volta per sostenere il no al referendum costituzionale. Voglio ricordare innanzitutto che il governo è stato obbligato a farvi ricorso per cercare di imporre un testo che, nonostante tutte le abilità manovriere e la spregiudicatezza delle alleanze del Presidente del Consiglio, che però preferisce farsi chiamare capo del governo e i precedenti non sono lusinghieri, non ha raccolto un numero di voti parlamentari sufficiente per poter diventare subito legge e deve sottoporsi all'esame del referendum tetto confermativo e da chi voterà no sconfermativo. Sono tra questi e queste e mi impegno al massimo perché il testo governativo sia respinto da una valanga di no. Innanzitutto bisogna superare l'astensionismo, malattia mortale della nostra fragile democrazia, e fermare la tendenza verso la destra estrema, neofascista e neonazista, presente anche in gran parte d'Europa e nel mondo, come rischio mortale per l'umanità. Infatti, il capitalismo, quando non riesce a far fronte alle sue crisi, nemmeno con la più spinta finanziarizzazione dell'economia, ricorre persino alla guerra, oggi atomica, per cercare di salvarsi. So di essere stata chiamata, anche se forse soprattutto come partigiana. Lo sono infatti, avendo ottenuto nel 1946 il brevetto di partigiana combattente con grado di sottotenente e facendo oggi parte dell'ANPI, associazione della quale condivido entusiasticamente la decisione cui ho preso parte nel nostro recente congresso nazionale, alla fine del quale il no al referendum costituzionale del prossimo autunno è stato approvato pressoché all'unanimità. Per rendere possibile la vita associativa, anche oltre alla durata delle vite di chi poteva fare direttamente la resistenza, l'ANPI ha deciso due congressi nazionali fa di aprire l'iscrizione anche a chi non ha potuto far parte della resistenza per motivi anagrafici, purché si impegni ad essere antifascista.
Questa decisione ha attirato molti e molte appartenenti alle generazioni recenti sul più rigoroso e intransigente antifascismo. Siamo tutti e tutte, ragazze e ragazzi, vecchi e vecchi, impegnati. Che vuol dire oggi questo? Vuol dire molto, a partire dal fatto che, come si vede, se in Europa, oltre che in Italia, stanno crescendo velocemente movimenti di netta ed esplicita matrice neofascista e neonazista, razzisti, antidemocratici, nazionalisti, eccetera, respingere questa pericolosa tendenza si deve, può essere, anche applicando e rafforzando la nostra Costituzione, che è intrinsecamente e anche formalmente antifascista, ma soprattutto mantenendo e aumentando una società antifascista e fondata sul lavoro, la libertà, l'eguaglianza, la pace, insomma sui valori costituzionali, il che il pacchetto Renzi pasticciato, mal scritto, confuso, contraddittorio non fa. Ma come mai allora la destra vota essa pure no? Certamente per fare confusione e creare divisioni, ma anche e soprattutto perché il governo, legando la sua sorte al referendum, che invece non riguarda l'esecutivo, bensì la sovranità popolare, ha offerto a tutta l'opposizione un'occasione fortissima per agire così. Noi continuiamo a dire no, invece, proprio per rendere sempre più forte, sicura, viva e applicata la nostra Costituzione antifascista. Ecco tutto, Lidia. Lascio la parola ai relatori. Chiedete. Allora, parla prima l'avvocato Felice Pesostri. E poi l'avvocato Giuseppe Palma. Bisogna sempre essere all'altezza della situazione e del microfono. Mi spiace che non ci sia Lidia, con cui ho fatto una bellissima assemblea organizzata dall'ANPI di Niguarda, la sezione alla quale io sono iscritto dell'ANPI, al Teatro della Cooperativa. Mi hanno informato che questo teatro, visto il successo che ha avuto quella manifestazione per il no, adesso viene negata a poterlo utilizzare per il no. E questo è uno dei problemi che abbiamo. Qui stasera non c'è nessuno di quelli che sostiene le tesi del sì. Spero che non vi lamentiate, perché anche se non c'è, se voi avete guardato la televisione nelle ultime due settimane, vi sarete accorto che sicuramente le argomentazioni per il sì sono le uniche che trovano spazio, ma sono accaporato tra le 12 e le 15 ore, mentre al presidente del nostro comitato per il no, il professor Alessandro Facci, ha avuto due minuti di intervista in un telegiornale. Questo è lo squilibrio, questa è la mancanza di libertà, e io approfitto invece di un buco che c'è nella legge, perché essendo candidato al Consiglio Comunale di Milano posso parlare degli argomenti che voglio, e perciò in tutte le occasioni tiro fuori la questione del referendum costituzionale, del votare per il sì e di una legge elettorale che presenta delle incostituzionalità. Penso di intendermene su questo perché sono uno dei tre avvocati che ha ottenuto l'annullamento del Porcelli. Bravo, bravo. E adesso dovremo discutere il 4 di ottobre l'Italicum, perché siamo riusciti a portarlo non su tutti gli argomenti, ci sono altri giudici da non pronunciare, ma su 6 o 13 argomenti siamo riusciti a portare l'Italicum già in Corte Costituzionale. Penso che nessuno di voi questa notizia l'abbia mai sentita. E invece è la completezza di informazione. E per di più c'è la notizia proprio recente di oggi che il governo intende fare il referendum istituzionale il 2 di ottobre. Pensate un po', noi pensavamo che aver fissato il 4 ottobre da parte della Corte Costituzionale, che non è più la stessa che ha annullato il Porcelli,
si è modificata. È entrato per esempio Barbera, che è uno dei sostenitori del Porcellum, perciò a maggior ragione dell'Italicum. Ma evidentemente qualche notizia devono averla avuta, perché noi si pensava lo fanno il 4 di ottobre per dare un assist al referendum costituzionale e al governo, perché se usciva fuori una sentenza l'Italicum è perfettamente costituzionale, siccome buona parte degli argomenti contro la revisione costituzionale nascono dall'incrocio pericoloso, la commistione che c'è tra la legge elettorale ipermaggioritaria e il Senato. Probabilmente devono aver preso delle consulenze o avuto delle informazioni interne dove gli possono aver detto: se la Corte Costituzionale applica all'Italia con gli stessi criteri applicati al Porcellum, c'è il rischio che l'annulli, magari non in toto, ma almeno in parte. Allora a questo punto la decisione della Corte Costituzionale sarebbe diventata un forte argomento contro il voto per il sì. Quindi, per evitare di entrare in questa situazione, cercano di farlo il 2 di ottobre. Perché il nostro governo si preoccupa spesso di assicurare l'uguaglianza dei cittadini, degli italiani, non importa tanto sul reddito, sulle condizioni di lavoro, ma un'uguaglianza di carattere giuridico. Mi hanno riferito che proprio oggi la ministra, sarebbe meglio che facesse la cuoca, facesse le minestre invece di fare la costituzione, anche altro direi, che era giusto riformare il Senato, perché nel Senato non votano gli stessi italiani che votano per la Camera. Infatti alla Camera basta avere 18 anni per poter votare per la Camera, mentre per votare per il Senato ce ne vogliono 25. E sosteneva: questa è un'ingiustizia. Allora ci sarebbe un modo per eliminare questa ingiustizia, di far sì che anche per il Senato si voti a 18 anni. No, per eliminare l'ingiustizia si eliminano le elezioni per il Senato, così a questo punto nessuno si può lamentare: come, io ho 24 anni, non posso votare per il Senato. No, adesso non voti tu, ma non vota più nessun altro, anche quelli che hanno più di 25 anni. È uno strano modo di concepire la nostra l'uguaglianza. Cerco di usare degli argomenti che voi potreste utilizzare nei dibattiti o cercando di convincere qualcuno, perché è vero che c'è una campagna di informazione massiccia, però c'è anche da dire che la sovraesposizione non è che c'è la fiducia nella trasmissione della RAI. Il collega Palma mi ha appena fatto vedere una notizia di televideo della RAI che dice: l'ANPI da libertà di voto al referendum costituzionale. È possibile, appena parlato. No, questa è una notizia, mi fa vedere la notizia che è così: l'ANPI da libertà di voto sulle istituzioni. Chissà quanti l'avranno letta. Poi, se uno legge la notizia, dice che la Confederazione delle Associazioni Partigiane, di cui anche l'ANPI aderente, ma che non ha scopi di carattere politico, serve per coordinare le iniziative a favore delle associazioni partigiane, ha deciso che non si schiera. Perciò la notizia che una confederazione, che ce ne sono 7-8 di associazioni partigiane, tra cui l'ANPI, ha deciso di non schierarsi, diventa l'ANPI che ha dato libertà di voto. Ecco, questa è una disinformazione che è sistematica su ogni tipo di aspetto. Infatti oggi cercherò di dirvi delle cose che non avete mai sentito, eppure vi assicuro che sono vere. Poi chiedo anche di controllare. Ho fatto distribuire per esempio dei volantini, uno sul posto del Senato e sono i Riffagni, e l'altro sul nuovo articolo 57, quello che configura il nuovo Senato. Non ho fatto in tempo a darvi un altro, sempre vecchia, vigente norma e norma nuova, che è quella sull'articolo 70. Informatevi, i comitati hanno deciso consiglio di fare questi due semplici volantini.
quello sull'articolo 57 e quello sull'articolo 70, di distribuirli e di chiedere, di dice, senti, tu adesso te lo leggi, questa è la Costituzione vigente, questa è come sarà cambiata. Se la capisci, tu fai parte della minoranza di geni che c'è in Italia, perciò vota sì. Se però non capisci la nuova norma rispetto a quella precedente, c'è il cosiddetto principio di precauzione, allora è meglio votare no, se non so cosa significa. Un esempio da questo punto di vista rapidissimo. L'attuale articolo 70 è un comma di 9 parole. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Forse la parola collettivamente abbiamo di qualche spiegazione, ma no, direi che con la licenza elementare uno capisce che una legge deve essere approvata dalla Camera e dal Senato. Il nuovo articolo 70 sono 6 commi e 925 parole, perché non si sa, nemmeno gli esperti, quali sono adesso i modi per approvare una legge, perché ci sono delle leggi che devono essere ancora approvate dalla Camera e dal Senato, delle leggi che non sono solo le riforme costituzionali come raccontano, ma sono anche una serie di norme in attuazione. Se voi ve lo leggete, l'articolo 70, sono quelle cose di cui uno non ci capisce, perché per poter capire ogni volta deve rimandare a un altro articolo, vedere qual è il terzo comma. Poi è successo che alcuni commi sono stati abrogati, perciò non c'è neanche la certezza, quando ti rimandano al terzo comma dell'articolo 117, se il terzo comma precedente o il terzo comma nuovo. Perciò siamo nel massimo della confusione, e questa la chiamano semplificazione legislativa, perché non è vero che il Senato non ha più competenze, perché su qualunque argomento può chiedere alla Camera di fare delle modifiche, anche nelle materie non di sua competenza. Questa richiesta la Camera la può accogliere o può respingerla, però se la richiesta fosse stata formulata a maggioranza assoluta del Senato, la Camera, per rispondere di no, deve a sua volta rispondere di no con la maggioranza assoluta. Qualcuno ha individuato che adesso, secondo le materie, perché altre norme sono nascoste da altre parti, l'articolo 117 per esempio, che dicono che i modi di approvazione della legge, mentre prima erano due, adesso sono, diciamo, i non estremisti, dicono che ce ne sono 5, gli estremisti che ce ne sono addirittura 12. E questo viene cambiata semplificazione legislativa. Poi ce n'è un'altra, che nessuno finora è riuscito a darmi una spiegazione. Spero lunedì prossimo, quando sono a Cesano Boscone, dove per la prima volta hanno accettato un confronto organizzato dall'ANPI e dalla locale sezione del PD, dove c'è un sostenitore per il sì, naturalmente, del PD, e uno per il no, che per l'ANPI, che sono io. Hanno fatto loro i manifesti, cioè intendo dire quelli del PD, perché l'ANPI non è una ricca organizzazione, hanno scelto di presentarmi non con la qualifica del comitato per il no, mi hanno voluto presentare come ex senatore di esse. Non so qual è lo scopo di questa roba qua, forse per mostrare che ci sono delle contraddizioni interne al popolo. Io però l'ho presa bene all'inizio, dico no, uno ti deve chiedere come ti devi presentare, e invece perché mi dà una introduzione semplicissima, dicendo è meglio essere un ex senatore che un ex di sinistra. Se restavo nei DS che entravo nel PD, sarei stato sempre un ex senatore, ma per di più non sarei più stato di sinistra. Ecco, questo perciò quello che loro hanno fatto, tutto sommato, non viene male. Ecco, ho chiesto, questo non ci ha fatto un dibattito così, doveva essere l'inizio di una serie, sempre col PD, di 6 dibattiti. Si è fatto il primo, degli altri 5 si è persa traccia, forse perché la maggioranza dei presenti, che erano iscritti al PD al 90%, sembrava più d'accordo, parliamo di mesi fa, quando non c'era ancora
diciamo, questo controllo totale di Renzi sul suo partito, era più favorevole alle tesi del no che alle tesi. Ecco, una cosa che non hanno mai spiegato, perché il nuovo Senato si dice deve essere il rappresentante delle autonomie, perciò insieme alle regioni ci sono anche i comuni. Infatti forse l'autonomia più antica che conosciamo in Italia è quella dove la gente si identifica di più, meno con la provincia, con la regione con grosse difficoltà. Ecco, uno pensa, se deve rappresentare le autonomie, c'è in Italia una categoria di nuove autonomie, cioè già previste dal 2001 ma non ancora operanti, che sono le città metropolitane, che sono 10. Ci sono due modi per eleggere il sindaco metropolitano, quello che faremo il 5 giugno, dove solo i milanesi, che sono un terzo della città metropolitana, si scelgono il loro sindaco, che è anche automaticamente il sindaco della città metropolitana. Però solo per le città metropolitane, non per le province, è previsto che le città metropolitane possano adottare uno statuto che prevede l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. È un'apertura di quelle a futura memoria, perché per poter essere realizzata non basta prevedere uno statuto, si deve attendere una legge nazionale che diventa quadro per una legge regionale, come in tante altre disposizioni, le uniche buone di questa revisione costituzionale. Quelle cattive sono immediatamente operanti, quelle, diciamo, che può essere un progresso, sono rinviate a nuove leggi costituzionali e poi ai nuovi regolamenti parlamentari. Una cosa che è perciò nelle mani della maggioranza, che se ha interesse di farlo le farà, se non ha interesse di, non interesse di farlo non le farà, perché una di queste cose positive rimandata nel tempo è lo statuto dei partiti di opposizione. E c'è. Allora, se si voleva veramente farlo, bastava ancorarlo nella Costituzione e non in un futuro regolamento che dovrà regolare come si deve garantire l'opposizione. Bene, pensate un po', se un sindaco di città metropolitana, preso da uno scrupolo di dire ma perché mi devono votare soltanto i milanesi, che io faccio il sindaco di tutti questi 3 milioni di abitanti e più della città metropolitana, mi faccio eleggere direttamente sia me che il consiglio, e in quel momento lui diventa incompatibile con essere senatore, perché non possono essere nominati senatori i sindaci metropolitani che si facciano eleggere direttamente. Anche questa credo che sia una novità di cui non avrete mai sentito parlare, e se continua così non ne sentirà mai parlare nessuno fino a che il referendum si celebra, e sperando con un altro tipo di esito. L'altra cosa è questa, sì. Il Senato. Negli Stati Uniti hanno due camere, la Camera dei Rappresentanti e il Senato degli Stati Uniti. La Camera dei Rappresentanti è eletta con un sistema maggioritario all'inglese, cioè tanti collegi uninominali, chi prende più voti in quel collegio diventa deputato. Lo stesso per i due senatori per ogni Stato, che raramente si rinnovano tutti quanti insieme. Sono due, però anche lì sono eletti dai cittadini. Ma è sempre stato così negli Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti è una riforma, credo di 50-60 anni fa, prima i senatori venivano eletti dalle assemblee legislative degli stati, quindi sono stati federati. Pensate un po', l'hanno cambiata, per quale ragione? Perché era diventata la carica di senatore una fonte di corruzione e che si comprava, cioè essendo eletto in sede locale, allora noi a distanza di anni facciamo la riforma di far eleggere i senatori alle assemblee di cui partecipano, cosa che negli Stati Uniti, che per il resto prendiamo come modello, invece hanno dovuto cambiare, perché questa elezione indiretta è fonte di corruzione e soprattutto non c'è l'investimento. Allora però questa l'abbiamo già fatta. Prima si è fatta la riforma appunto delle province e città metropolitane, hanno tolto i voti ai cittadini e l'hanno sperimentato prima sulle province delle città metropolitane per vedere se c'era una reazione.
non c'è stato. Nessuno si è lamentato, organizzato delle proteste di piazza, come io prima non potevo scegliere il presidente della provincia, il consiglio provincia, adesso non lo posso fare più, non c'è. E una delle ragioni probabilmente questa, i sondaggi danno già che il 50% in Emilia Romagna, nel PIL sono stati addirittura il più del 60%, non vanno a votare. E indubbiamente questa è una situazione ideale, perché se io non ho deciso di non andare a votare, che mi tolgono o no il diritto di voto, non sono così impressionato. Quindi non vado a votare, non vado a votare sia perché decido io di non andare a votare, anche perché hanno deciso che i voti si fanno di secondo grado, cioè sono i consiglieri comunali e i sindaci che eleggeranno il presidente della provincia, sono di secondo grado i consiglieri regionali che eleggeranno i futuri senatori. Anche questo è un bel passo in avanti, quello delle elezioni di secondo grado, che adesso lo sperimentano per la provincia, lo sperimenteranno se vincono, speriamo che perdano, per il Senato, se diventa una cosa che tutto sommato viene digerita, può diventare la regola generale per le elezioni rappresentative, perché tutta la nostra degenerazione è incominciata quando qualcuno, che non era Renzi, ha cominciato a dire che alla sera delle elezioni si deve sapere chi governerà. E però c'è sempre un momento, si aprono le urne, è vero che ci sono le previsioni, i sondaggi di opinione, ma a volte le elezioni riservano una piccola sorpresa. Se invece le elezioni diventano sistematicamente di secondo grado, con corpi molto più ristretti, c'è il vantaggio che si sa chi governerà la sera prima delle elezioni. Questo ovviamente è un altro vantaggio che possiamo avere, ma non è che nel rinnovo delle province nel 20% dei casi c'era un solo candidato presidente e c'era una sola lista di consiglieri provinciali composta da estrema destra e estrema sinistra da un numero di consiglieri pari ai posti da eleggere. Questa è una previsione che in Svizzera è regolata, dove là, se il numero dei candidati è pari ai posti da eleggere, non si fanno le elezioni. Cioè viene nominato, c'è un posto lì, c'è un candidato solo, lo si nomina subito. Quelli sono lì però si veri risparmi, non i nostri. Questa è un'altra delle questioni strane che ci sono. L'altra questione è questo del sistema elettorale. Ci sono sempre due grandi sistemi elettorali, il sistema maggioritario e il sistema proporzionale con poche varianti, cioè nel sistema proporzionale si può introdurre delle soglie d'accesso, cioè i partiti, in Germania il 5%, con l'Italia come il 3%, col Porcello era il 4% alla Camera e l'8% al Senato, che se non raggiungi quella percentuale non eleggi nessuno. Ma questi due grandi famiglie, noi siamo riusciti a fare un sistema elettorale che non c'è da nessun'altra parte del mondo, cioè ufficialmente un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza. Allora, se c'è il premio di maggioranza dipende dall'entità e come viene dato, la proporzionalità non c'è più. Allora ci si chiede, perché la Corte Costituzionale questa cosa l'aveva detto con chiarezza annullando il Porcello. Teoricamente la scelta del sistema elettorale è della discrezionalità del legislatore. Se tu nella tua discrezionalità scegli un sistema proporzionale, crei la parola, una prospettiva che ci sia un rapporto tra i voti in entrata e i seggi in uscita. Questo vuol dire sistema proporzionale. Ora, se tu scegli questo e potevi benissimo scegliere un sistema maggioritario, però se scegli quello proporzionale non puoi tradire la proporzionalità. No, dice, ma perché allora se non ti piace devi sapere chi governerà, non ti piace un sistema proporzionale puro o al massimo con soglie d'accesso, perché non ti prendi un sistema maggioritario? Qualcuno ha un'idea perché non si fa il maggioritario? Molto semplice.
nel maggioritario le percentuali non contano. Quello che conta è quanti collegi vinci e hai vinto le elezioni se hai la maggioranza più uno dei seggi. Allora, è meno lontano dalle tue posizioni o punire qualcuno che è il più lontano, perciò puoi dare sia un voto diciamo secondario o un voto di sanzione, cioè punire un partito che non ti va. Però là, come sempre, in questi ballottaggi i francesi si preoccupano della rappresentatività di chi viene eletto con un sistema maggioritario. Se uno al primo turno si prende l'80% dei voti, perciò molto di più del 50% più uno, non è esentato dal ballottaggio se i suoi voti non rappresentano almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Da noi la percentuale di chi partecipa al voto è assolutamente indifferente. Cioè, teoricamente potrebbero andare a votare 1000 persone che eleggono 630 deputati e che danno il premio di maggioranza alla lista più votata tra quelli che si possono votare, cioè non c'entrano. E questa è una delle più grandi anomalie: non puoi prendere un istituto soltanto un pezzo e adattarlo a un'altra situazione. Da noi invece quello che c'è, chi vince il ballottaggio prende il premio di maggioranza. E qui perciò l'altra stranezza: il premio di maggioranza è di 340 deputati, calcolati in realtà un po' di più, perché si calcolano su 618, non su 630, perché 12 sono riservati al collegio degli italiani all'estero, i quali si votano i loro rappresentanti al primo turno. Quello che succede al secondo turno li può lasciare indifferente, perché la loro rappresentanza non viene alterata da chi prende il premio di maggioranza o non prende il premio di maggioranza. Questo, noi abbiamo questa, diciamo, prima stranezza. Per ottenere questo premio, l'hanno sottolineato, ci vuole almeno il 40% dei voti validi espressi, che è una misura molto ampia, perché voti validi espressi significa anche le schede bianche vanno conteggiate, e vanno conteggiate anche i voti dati alle liste che restano sotto la soglia di accesso, sotto il 3%. Perciò la Corte Costituzionale, che ha annullato il Porcellum perché non c'era una soglia minima in seggi o in voti per assegnare il premio di maggioranza, questo Parlamento, eletto con una legge incostituzionale, mette una soglia massima. Ma sono contraddittori, no? Perché così sono sicuri che non nessuno piglia il premio di maggioranza al primo turno con il 40%, ma non lo prende al ballottaggio, dove non c'è ancora una volta né una soglia minima in voti o in seggi per essere ammessi al ballottaggio. E ce ne vanno soltanto due di quelle liste che però possono nominare, cioè non ci sono da calcolare il ballottaggio le liste che sono rimaste fuori perché sotto il 3%. Questa è la prima violazione. E se uno vince il ballottaggio si piglia sempre 346. Allora non c'è nessun rapporto tra premio di maggioranza e consenso elettorale. Questa è la più grave violazione, che spesso non viene messo in... cioè tanto meno consenso tu hai, tanto più alto il premio di maggioranza, perché è chiaro che se uno al 40% il premio di maggioranza sono il 14% dei seggi. Se va al ballottaggio, l'Avvocatura dello Stato l'ha detto, ma cosa vi lamentate? Chi va al ballottaggio ha almeno il 50% più un voto. Perciò se il premio di maggioranza è il 55%, è un premio minimo, è un premio di 4% nei seggi. Qui evidentemente noi siamo un paese che coltiva le lettere e poco la matematica, e che questa roba è un ragionamento falso, perché uno prende il 50% di chi va al ballottaggio, che essendo le due, un ballottaggio tra due, uno dei due per forza ne piglia più dell'altro. Sarebbe come dire che si fa una corsa dove tu, che è arrivato con solo due partecipanti, dove
l'ultimo che è arrivato lo chiami l'ultimo, lo chiami il secondo. Se vuoi apparire bene la situazione, dici io sono arrivato secondo. Se invece vuoi dare una cosa negativa, è quello che è arrivato ultimo. Ecco, questa è la logica con cui noi si va ad affrontare. E questo è un altro dei pericoli che noi abbiamo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un'elezione diretta, di fatto, perché si va al ballottaggio tra due liste di cui ciascuna deve avere indicato prima chi è il capo politico e il programma. Pensate che nella prima edizione dell'Italicum questo non c'era, perché avevano spiegato che il grande vantaggio dell'Italicum era quello di dare il premio di maggioranza a una lista e non più alle coalizioni. Allora, nelle coalizioni aveva un senso di dire voi non mi potete presentare a chiedere il consenso come coalizione e poi passate le elezioni, fate quel che volete, perché voi vi impegnate a un programma comune alla coalizione e un capo comune alla coalizione. Se c'è una sola lista, espressione di un solo partito, questa roba non ha nessun senso. E tra l'altro non è vietato, benché la legge dica che le prerogative del Presidente della Repubblica non sono toccate, cioè che costa un nominale, non è vietato mettere nel simbolo di un partito, l'abbiamo già avuto, il nome del capo e dire anche la qualifica a cui lui concorre. Ciò c'era Berlusconi presidente. Allora, come adesso qui, guardate, c'è Sala sindaco, Parisi sindaco, cose di questo genere, che i giochi sono fatti prima che votino ancora i cittadini. Ora, questo, se questo non è vietato, come fa il capo dello Stato, che pure l'articolo 92 non si tocca, a nominare uno che non sia l'espressione della lista che ha preso 340 seggi alla Camera e che è l'unica lista che può dare o no la fiducia a un capo del governo? Perciò questa roba, abbiamo fatto una trasformazione da un sistema di forma di governo parlamentare a una di tipo presidenziale, ma non è vero nemmeno questo, perché almeno nel sistema presidenziale c'è un sistema di garanzie. La garanzia è la separazione dei poteri. Il presidente alla sera delle elezioni sa che è il presidente, non sempre, che c'è quel caso del Bush che dovete aspettare qualche settimana, ma se no diciamo 99 su 100 la sera uno sa di essere presidente, ma non sa se riuscirà a realizzare il suo programma, perché contemporaneamente alle elezioni del presidente c'è un rinnovo totale della Camera dei rappresentanti e parziale del Senato. Perciò uno deve sapere, presidente, come vanno anche le altre elezioni. Infatti Obama al primo mandato lui aveva la maggioranza nel Senato, ma aveva la minoranza nella Camera dei rappresentanti, che crea indubbiamente un problema. Pensate un po', questi americani che non hanno studiato alla scuola della Boschi, addirittura un presidente, mentre qui la motivazione è alla sera delle elezioni sai chi ha vinto, quello sta in carica per 5 anni, non lo puoi sfiduciare, se dopo 5 anni lo valuti positivamente lo riconfermi, se lo valuti negativamente ne eleggi un altro. Non hanno tenuto presente che con questa maggioranza, se uno pensa che perde le prossime elezioni, cambia la legge elettorale prima delle elezioni e ne trova uno che gli garantisce. Però lasciamo perdere questo. Addirittura negli Stati Uniti al secondo anno, perciò a metà mandato, gli piazzano le elezioni di mezzo termine. Perciò un presidente non è tranquillo 4 anni governo io, no, perché a dopo 2 anni, e quando noi chiediamo ai costituzionalisti degli Stati Uniti, ma perché questa assurdità? No, poi la risposta è semplice, quanti maggiori sono i poteri, tanto maggiori devono essere i controlli. Il nostro presidente ha amplissimi poteri, è stato eletto, ha fatto anche delle promesse, dopo 2 anni è giusto che il popolo, da cui essendo sovrano derivano tutti quanti i poteri, possa dare il suo giudizio se quello ha ben governato, ha mantenuto le promesse. Infatti Obama, quando ha fatto le elezioni di mezzo termine, prima aveva una Camera sì e l'altra no, ne ha avute 2 no.
questa è un'altra logica, che invece da noi non c'è. Dobbiamo eleggere uno, anzi noi abbiamo aumentato il potere del Presidente del Consiglio e abbiamo diminuito il controllo, perché non è più controllato dal Parlamento, perché nel Parlamento ci sono la maggioranza, 340 su 630, una maggioranza che dà una certa tranquillità. E perciò questo è assolutamente libero, i poteri sono aumentati, può far approvare le leggi nel termine massimo di 70 giorni quando vengono dichiarati l'interesse del governo. Altro caso, la Germania federale mi sembra che sia un paese che in Europa conti un po' più di noi. Hanno sempre avuto una grande stabilità dal 1946 a giorni 8, hanno avuto soltanto 8 cancellieri, cioè i primi ministri. Noi ne abbiamo avuti 63, che a me dà una certa tranquillità, perché quando il Renzi dice se non c'ho l'affermazione io me ne vado, un paese che è riuscito a sopportare 63 primi ministri riesce a sopportarne anche 64. Poi quando gli dicono ma chi metteresti al posto di Renzi? Questa è una domanda, uno lo si trova sempre, io voglio fare il Presidente del Consiglio, state tranquilli, a me sembra che la risposta che si possa dare è una battuta, dice chi lo fa? Lo faccio io, penso di poter fare il Presidente, il primo ministro, se mi danno la fiducia nel governo lo faccio io al posto di Renzi, e su alcune cose penso di essere sicuramente più preparato di quanto lo sia lui. Ecco, questo è l'altro. In Germania la Merkel ha preso il 43,7% dei voti, non solo, la sua popolarità è superiore al 60%. Se in Germania avessero avuto il Germanicum, che è la traduzione in tedesco dell'Italia, lei veniva nominata subito, fra più del 40%, gli assegnavano il 55% dei seggi del Bundestag. Invece ha dovuto penare 2 mesi per trovare una maggioranza. Però la maggioranza, dove si chiama contratto di governo, Regierungsvertrag, non programma comune come fu quello dell'Ulivo, per non parlare di quello dell'Unione, nel senso che si scrivono gli impegni che si sono presi i due partiti da fare, i tempi entro cui le cose che sono andate a farle, e in ogni caso c'è l'obbligo che se uno non ha fatto le cose che ha promesso di fare nei tempi concordati è obbligato a dare una spiegazione in Parlamento per dire perché la congiuntura mondiale, cioè può tirare fuori diverse cose. E anche qui, quando noi chiediamo ai costituzionalisti tedeschi, ma perché questa roba? È la politica più popolare, ha preso più del 40% dei voti, scusate, lei ha preso il 43,7, vuol dire che il 56,3 non l'ha votata, e in democrazia 56,3 conta di più di 43,7. Noi invece abbiamo trovato un modo che quando uno riesce a prendere la maggioranza relativa si piglia una maggioranza assoluta, ci pare al 55%. Questo è un altro delle cose nuove che abbiamo fatto, e tutto in maniera ipocrita, perché noi eleggiamo direttamente il futuro capo del governo, ma in maniera appunto surrettizia, non chiara. Almeno negli Stati Uniti uno vota per il presidente. A me non piace il sistema presidenziale applicato all'Italia, ma se ci fosse mi sentirei un po' più garantito che da una legge come l'Italia. Adesso non vorrei, ci sarebbero tante cose da dire, sono assolutamente, ah no, questo ve la devo dire proprio, perché sono i risparmi, però mandate lì, cioè cose di questo genere. Il problema è che chi non vuole questa riforma vuole mantenere i posti ed è contro la riduzione dei costi della politica. Io trovo che il ragionamento applicato alla democrazia in astratto sia un ragionamento molto volgare, anche se efficace, però prendiamocelo per buono. Se il criterio dell'organizzazione di una Costituzione è il risparmio dei costi della politica,
perché prendersela col Senato che ce n'erano già 315, che è la metà della Camera, che sono 630. Invece di risparmiare lì, si risparmiava il doppio, sono di più, perciò quello sarebbe stato. Poi addirittura se abolissimo appunto le elezioni, il risparmio sarebbe ancora maggiore. Se dobbiamo assicurare la stabilità, Franco in Spagna e Salazar in Portogallo hanno durato il governo 30-35 anni, Salazar anche di più, cioè un esempio di stabilità, non aveva da fare i conti col Parlamento, decideva qualcosa, lo poteva fare, che almeno ce lo dicano che questo è l'obiettivo, quindi ci mettiamo il cuore in pace. Ed è questo una delle tante altre cose che ci sono. No, l'elezione. Chiudo su questo perché vorrei che ci fossero domande. Nuovo articolo 57, l'ho distribuito anche qui. Insieme al 70 sono i due articoli dove io alla gente direi solo questo. Questo è il nuovo articolo 50, questo è il nuovo articolo 70. Insomma, se ci capisci vota sì, se non ci capisci vota no. Vediamo cosa dice però il nuovo. I senatori sono eletti dai consigli regionali con metodo proporzionale. Questo è scritto, non è un'invenzione. Metodo proporzionale. Ebbene, la tabellina la potete vedere, in 10 tra regioni e province autonome i senatori sono due, di cui uno è un sindaco. Già prima i sindaci non potevi eleggere con metodo proporzionale, c'è un sindaco per regione, piccolo mistero, il Trentino Alto Adige, che ha 1 milione di abitanti, invece ha due sindaci come senatori, la Lombardia con 9,7 milioni ce n'ha uno e che in ogni caso non può essere il sindaco metropolitano di Milano, ma anche sempre c'è sindaco di Milano, perché se uno è sindaco di una grande città non può stare 3-4 giorni o anche 2 giorni integralmente a Roma a fare il senatore e poi tornare qui a fare il sindaco. Allora, quelli che ne hanno due, il sindaco se lo eleggono con un sistema maggioritario, la maggioranza dei consiglieri vota per un sindaco. Con metodo proporzionale l'altro consigliere, l'altro senatore, o anche gli altri due. Pensiamo al caso più ampio degli altri due, perché i casi possono essere soltanto tre, o i due se li prendi tutti la maggioranza, allora dove sta la proporzionalità? Se ne potrebbe fare uno la maggioranza e uno la minoranza, anche questo sarebbe un regalo alla minoranza, però col metodo proporzionale sicuramente non c'entra, perché se c'è una maggioranza vuol dire che ha la maggioranza, non che ha lo stesso numero di voti della minoranza. Non parliamo poi del caso che se dovessero eleggere tutti e due quelli della minoranza, non è assolutamente previsto. Allora, questi eletti che non potranno mai essere eletti con metodo proporzionale, no, in realtà uno ha avanzato un'ipotesi, che ci può essere la proporzionalità in una stessa persona. E ha esaminato i cambiamenti di gruppo parlamentare che sono avvenuti dal 2013 adesso. Perciò se io scelgo un candidato che è 40% PD, 20% Verdini, 20% Alfano, 1% Scelta Civica, di più non ne può avere, io ne posso eleggere uno non con metodo proporzionale, ma ho scelto un senatore proporzionato tra le diverse sue affiliazioni che questo ha potuto fare. Queste cose ce ne sono, il risparmio sui costi poi è assolutamente ridicolo, perché risparmi sulle indennità, ma anche qui non dicono già che nel futuro Senato almeno 8 avranno ancora l'indennità, perché sono gli ex presidenti della Repubblica, a cui non gli puoi togliere, sono senatori di diritto, sono anche quelli nominati senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, i vecchi, e anche sui nuovi 5 che il Presidente può nominare, questi non gli si può togliere l'indennità. Perché o decidi che nomini qualcuno che ha la pensione d'oro, e allora fa lo stesso ragionamento
con i consiglieri regionali, io non gli do l'indennità perché la prendono già come, come consiglieri regionali, il sindaco non gli do l'indennità perché la prende già come sindaco. Ovviamente se è una grande città, se vuoi eleggere qualcuno in un paese di 5.000 abitanti, l'indennità che prende come sindaco di 5.000 abitanti non gli consentono certamente di andare a fare il senatore. Il costo del Senato complessivo è circa 600 milioni di euro all'anno, dove però le indennità pagate ai senatori rappresentano 50 milioni, chi dice 47, quindi, ma lì ci sono dentro un po' di calcoli, leggetemi questa volta. Perciò il risparmio già è molto ridotto a quello che hanno detto. Io mi sono limitato, anche se un po' fare le pere con le mele, ma a chi adopera degli argomenti demagogici, abbiamo tolto i posti, abbiamo 315 indennità a meno, dico, ci possono essere tante altre forme di risparmio. Ho fatto il calcolo di cosa costa a ogni italiano uno di questi F-35. Allora, con su un anno, mentre il risparmio su 50 milioni è di 0,83 centesimi per ogni italiano, invece nel caso della, un risparmio su un F-35 già sono, credo, 1,60-1,80, cioè il doppio si risparmierebbe, che vuol dire con un F-35 meno avremo pagato per due anni il Senato. Ma se addirittura noi lo calcoliamo su quelli che ci siamo impegnati a comprare entro il 2020, quando non sarà ancora finito la nuova cosa del Senato, che sono 38. Allora, fate la proiezione, sono circa 76 anni di Senato. Io sono convinto che in 76 anni di Senato l'avremo riformato magari in una maniera più intelligente di quello che abbiamo fatto. Conclusione, lasciando poi altre questioni ad eventuali domande, le motivazioni con cui si fa questa revisione costituzionale non chiamata riforma. Riforma è una parola per bene, è una parola nobile. Pensiamo l'anno prossimo, nei 500 anni della riforma protestante. Anche chi non lo è, comunque riconosce che fu un grosso cambiamento, anche, provocò anche nella Chiesa Cattolica quella riforma protestante. E poi il vocabolario cosa dice? Modificare qualcosa per migliorarla. Se non miglioriamo è un cambiamento e non ha questo suono positivo che viene imposto di chiamarla riforma, perché serve a dire che se tu sei contro le riforme sei un conservatore del passato, sei un controriformista, come chi dice che la legge sulla buona scuola non è buona. Chi è contro la buona scuola è per una scuola cattiva. Io vi dico queste cose e cerco di convincermi a votare per il no, a fare propaganda, però un chiarimento lo devo dare. Io sono nato il 23 aprile del 1944. Spero di non dimostrarvi tutti i miei anni, ma questo è una semplice vanità. Però al 25 aprile del 45 io avevo un anno e due mesi. Perciò confesso che non so, e due giorni. Confesso che non sono un vero partigiano e che non ho fatto la lotta di liberazione, però questo non mi impedisce di essere contro. Oh.